Innanzitutto ringraziamo Coach Napolitano che ci mette la faccia di solito, soprattutto quando la nave è soggetta a una tempesta. Quindi grazie alla disponibilità. Quarta sconfitta, Coach. Ci sono dei segnali positivi? Possiamo fare un'analisi non del bicchiere mezzo vuoto, ma del bicchiere mezzo pieno? Bah, per fare un'analisi così come la chiedi tu, bisogna rivedere la partita. Cioè, nel senso che in questo momento, a caldo, dopo quattro sconfitte consecutive, è difficile intravedere, diciamo, dei segnali positivi per quella che è una sconfitta 3-0. Io ci metto la faccia come sempre, su questo non c'è un po' di dubbio, perché voglio dire, io questa cosa la sento molto mia, ma la sento ancora più mia quando le cose non vanno bene, perché sarebbe troppo facile, come posso dire, arrogarsi, no, i meriti di 4 anni fatti comunque sempre più o meno ad alto livello. Il problema è metterci la faccia quando le cose non vanno bene. E questo è il compito del coach, un compito amaro ma giusto, e Bruno Napolitano ha le spalle larghe. Proprio questo dicevamo in telecronaca. Se si vanno a vedere i roster delle squadre di Serie A2 e A1, ci sono tante ragazze che sono passate da Soverato, soprattutto in questi ultimi 4 anni. Quindi questo potrebbe strapparci un piccolo sorriso in una giornata comunque sportivamente triste. Ma in Soverato, io voglio dire, sono 10 anni, 12 anni, che in qualche misura è una piazza da cui sono passate tante giocatrici italiane, straniere. Non lo scopro io, questo succedeva anche prima del mio arrivo. Quindi voglio dire, da questo punto di vista i meriti sono della società e del presidente, che per tanti anni ha saputo tenere questa categoria, invitando gente di categoria anche superiore a venire a giocare a Soverato. Mi riferisco a Gray, mi riferisco a Iari Marrosa, Nesovic, potrei fare tanti nomi, non voglio dimenticare nessuno. Il problema è che adesso dobbiamo fare un po' quadrato, nel senso che il momento non è sicuramente positivo. Se devo dire una cosa, più che ai risultati, quello che mi preoccupa un pochettino è il gioco. Perché poi, come sempre mi capita, guardiamo il gioco quando vinciamo, guardiamo il gioco quando perdiamo. E il gioco va analizzato al di là del risultato. Le sconfitte sono pesanti, su questo non c'è un po' di dubbio. Sono 4 sconfitte, tutte diverse secondo me, ma al di là di quello che, su cui dobbiamo andare a lavorare, è il perché maturano questi risultati. Quindi sul fatto che il gioco non è quello che vogliamo. Facciamo tanti errori, facciamo poca attenzione su alcune cose che magari forse ultimamente non siamo riusciti a provare tanto, perché da quando siamo andati a Catania viaggiamo, quindi abbiamo ridotto, ecco, quello che serve a noi, forse allenarci un po' di più, però è chiaro che poi lì bisogna trovare il compromesso tra il viaggio, tra le partite. Quindi io mi concentrerei molto su quello, sul migliorare le cose che non vanno, guardando da domani questa partita e cercando di capire le cose che non vanno. Poi se le cose miglioriamo verranno anche i risultati. E dicono che col sistema napoletano alla fine si fanno quadrare i cerchi. In bocca al lupo, coach. Crepi, in questo momento ne abbiamo bisogno, grazie. E anche Ludovica Menecozzi è una di quelle ragazze giovani ma che si prende le sue responsabilità, non per niente spesso in cabina di regia. Oggi una partita che non è stata bellissima, però quali sono i propositi a questo punto per il futuro? Cosa vi siete dette alla fine della partita tra voi giocatrici? Allora, sicuramente che non dobbiamo mollare, soprattutto in questi momenti di difficoltà, perché diciamo che ne abbiamo tante, soprattutto a livello mentale, e ci dobbiamo riprendere con grinta, restando tutte unite e lottando punto per punto, perché ci serve soprattutto essere unite. Come diceva Coach Napolitano, da Catania a Milano avete fatto un po' il giro d'Italia. Può aver influito questo a livello di impossibilità di allenarsi in un certo modo? Allora, sicuramente sì, diciamo che abbiamo viaggiato molto, quindi magari eravamo anche molto stanche, però secondo me si poteva tranquillamente giocare la partita magari mettendoci più grinta e aiutandoci un po' di più nei momenti appunto di difficoltà. E questo. E la domanda che si pongono i tifosi, e poi ti libero, è vero che voi non mollate mai? No, assolutamente no, non dobbiamo mollare e guardiamo la prossima partita e speriamo di vincerla, ce la metterò tutta. Grazie a Ludovica Menecozzi. E abbiamo coach Matteo Solforati, per gli amici Bibbo, e quindi lo chiamiamo così anche noi. Complimenti, un'ottima partita, siete scesi in campo con le idee chiare e avete un po' annichilito il Soverato, che era temibile.
Sì, devo dire che veramente abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo fatto bene le cose che dovevamo fare. E rispetto ad altre volte abbiamo mantenuto la qualità e la costanza per tutto l'arco della partita. Quindi obiettivamente penso che ci sia tanto merito da parte nostra seppur nella prestazione magari non eccelsa di Soverato, però penso che oggi abbiamo fatto un'ottima partita per tutto l'arco dell'incontro. E soprattutto con tutte le giocatrici, dalla Hardman al Popolini. Popolini mi sembra che la classe 2000, ex Club Italia, starà a Mondovì anche quando è arrivata in Serie A. Ci siamo in Serie A. A uno la strada è molto lunga, però è una ragazza che... su cui abbiamo puntato tanto perché è di prospettiva incredibile e quindi speriamo che il percorso con lei sia lungo, però come dicevi te oggi è stata veramente una prestazione di squadra complessiva, anche i centrali, il palleggiatore ha fatto molto bene, il libero ha difeso e ha mantenuto sempre alto il livello di ricezione, quindi direi una partita in generale molto buona. E per finire, una squadra che gira l'Italia con gli ultras al seguito, in particolare un ultras che possiamo considerare come mezzo perché ha avuto massimo 7 anni. Sì, c'è un bimbo piccolo, un figlio di un ultras, fa capire la passione che ha questa città e questa società nei nostri confronti. Noi siamo ovviamente orgogliosi di averli anche in posti per loro difficili da raggiungere, quindi un grandissimo ringraziamento di sostenerci sempre. Buon rientro. Grazie, grazie. Innanzitutto una partita molto bella della LPM BAM Mondovì, ma soprattutto è bello rivedere giocatrici che a Soverato hanno lasciato il segno. Veronica Taborelli, buonasera e complimenti per la prestazione di squadra e anche singola. Sì, buonasera a tutti, è sempre bello tornare qui. Sì, comunque sia, sapevamo che era una partita difficile e complicata e siamo state brave a imporre il nostro ritmo, a rimanere lì e abbiamo fatto un gran bel gioco di squadra. In pratica avete imbrigliato il Soverato mettendo un po' alla corda in tutti i fondamentali. Sì, 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 siamo state brave punto su punto a fare anche bene tutti i fondamentali e quindi a riuscire a portare a casa i 3 punti. E quindi un Mondovì che si candida insieme a Talmassons Montecchio alla vittoria finale, non potete nascondervi. No, non ci nascondiamo, però facendo tutti gli scongiuri, insomma. Sì, puntiamo in alto. Un'ultimissima battuta, la Montani si chiama Mila, un futuro che non poteva essere che da pallavolista. Sì, sì, esatto, esatto, però ormai, come dice lei, sono antiquate queste battute. Quindi. E un saluto ai tifosi di Soverato che ancora ricordano Veronica Taborelli. Sì, assolutamente, li ringrazio sempre tutti quanti, e un saluto e un bacio. Grazie. Grazie a voi.